Ben ritrovati i nostri ascoltatori, siamo negli studi di Delta Radio nella nostra rubrica La salute al tuo fianco. Noi io sono Ketia Reddia, siamo in compagnia del dottor Luca Penzo, esperto di riabilitazione e precisamente di medicina fisica e riabilitativa. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, un argomento vastissimo e anche molto importante. Cos'è la riabilitazione, dottore? Allora, Uh, la riabilitazione è quella parte della medicina, quella branca della medicina, che si occupa di restituire al paziente tutte le eh, capacità di autonomia nelle attività della vita quotidiana, che possono essere state perse o per uh, interventi chirurgici o per motivi clinici di vario tipo, dal punto di vista ortopedico, neurologico, uh, respiratorio, cardiologico, tutti poi, alla fine, eh, pazienti che hanno... Perso appunto le loro capacità di autonomia nella, nelle attività della vita quotidiana, afferiscono al nostro, alla nostra attività riabilitativa. Sì, chi ha subito, per esempio, un intervento al cuore, chi ha subito qualsiasi tipo di intervento, fa anche un percorso riabilitativo. Come è, com è strutturato il, il reparto? Lei lavora a Porto Viro, giusto? Sì, allora eh, il reparto è strutturato con 32 letti di degenza, eh, abbiamo il nostro eh, preciso è un lavoro di un lavoro che comprende sia l'attività dei medici, l'attività dei fisioterapisti, degli infermieri, degli operatori, che oltretutto approfitto per salutare tutti, <ride> e insieme, appunto, si collabora per cercare di eh, ottimizzare la, la stoffa che il paziente presenta e cercare di renderla più di appunto, il più possibile. di stirarla il più possibile. Sì, anche perché proprio si parla, uh, l'esempio della stoffa non è proprio casuale perché si parla proprio di tailoring, quindi di adattare quello che è il progetto riabilitativo individuale direttamente sulle caratteristiche del paziente. Mm, eh, mi spiego preciso un po' meglio, il fatto è che eh, quelle terapie che io posso proporre, quel tipo di attività che posso proporre per un paziente non è detto che vadano bene per un altro. Pazienti che hanno problemi cardiologici, per esempio, non possono fare lo stesso tipo di attività che può fare un paziente che ha avuto non so, una protesi di ginocchio, per esempio. Quindi viene stilato da parte del medico un progetto riabilitativo individu individuale ritagliato sulle caratteristiche del paziente. Certo. Ecco, il, la, il reparto quindi è anche abbastanza, abbastanza ampio. Eh, da sì. voi, soprattutto, che tipo di pazienti arriva? Allora, prevalentemente eh, pazienti di tipo ortopedico, cioè pazienti che abbiano fatto interventi di eh, protegizzazione di anca o di ginocchio, fratture femore, interventi arrachid lombare, cervicale. Eh, anche perché abbiamo la fortuna ed è un po' una caratteristica nostra come struttura portoviro di avere direttamente il reparto di ortopedia all'interno del, del nostro ospedale. E questo è importante anche per vedere se ci sono magari delle, delle, degli interventi da, eh, da fare, da, da, magari persone che vengono da voi per eh, la riabilitazione, invece hanno proprio bisogno di un intervento ortopedico. Sì, anche e soprattutto il contrario. Diciamo che questa è un po' anche una caratteristica uh, uh, un po' unica nel territorio, perché siamo forse gli unici che abbinano l'attività ortopedica all'attività riabilitativa. Questo consente oltretutto anche ai familiari un vantaggio non da poco, oltre alla gestione del paziente in tutto e per tutto, anche nel post operatorio, il fatto di. Um, avere la possibilità di rientrare a domicilio dopo aver fatto l'intervento chirurgico, dopo aver fatto la parte riabilitativa, nelle migliori condizioni possibili, quindi senza necessità poi di dover uh, aver bisogno di un trasporto per andare a fare la parte riabilitativa ambulatoriale, quindi smuovere fra virgolette tutti i cariver, tutte le persone familiari possibili, immaginabili. Il paziente in linea di massima rientra a casa appunto nelle migliori condizioni possibili. E qual è la parte della, del corpo che è più difficile da, da rimettere in sesto? La testa. <ride> <ride> no, questa, è una bella risposta, questa è una bella risposta, perché qualsiasi tipo di, di, di mh, terapia eh, fisioterapica ha bisogno della collaborazione. Della... Assolutamente, la collaborazione è una parte fondamentale nella, in tutto il percorso riabilitativo. Um, tanto che molto spesso è uno dei fattori per i quali i pazienti non vengono uh, ritenuti elegibili per fare attività riabilitativa, pazienti con demenze gravi, pazienti che non siano in grado di collaborare a tutte le attività che vengono proposte, perché parliamo di attività non solo di tipo uh, puramente fisico, ma anche altre attività appunto finalizzate al rientro a domicilio nelle migliori condizioni possibili. Ben ritrovati i nostri ascoltatori nella rubrica La salute al tuo fianco in collaborazione con il gruppo Pedersoli delle Case di cura di Porto Viro e di Rovigo. Eh, siamo in compagnia del dottor Penzo, eh, che è un esperto di medicina fisica e riabilitativa. Eh, pa abbiamo parlato con, con lui della, degli interventi che, che vengono fatti in equip nella Casa di cura di Portoviro. Eh, dottore, praticamente voi risuscitate i. i... Di Lazzaro, li riportate a camminare. Allora la, la resurrezione la lasciamo ad altri sì, che infatti, di altri Effettivamente capita abbastanza spesso, soprattutto che pazienti più anziani possano avere qualche problema correlato, eh, soprattutto all'anestesia che viene utilizzata durante l'intervento chirurgico. E quindi i primi giorni magari della degenza da noi, tenendo conto che in linea di massima salgono nel reparto di riabilitazione dopo due-tre giorni dall'intervento chirurgico, qualche residuo dell'anestesia si fa sentire per, soprattutto dal punto di vista collaborativo del paziente, dal punto di vista cognitivo. E abbiamo visto, anzi vediamo molto spesso appunto pazienti che entrano con una uh, risposta da un punto di vista collaborativo abbastanza limitata dopo progressivamente tendono a sbocciare, fra <ride> virgolette. Quindi voi tenete duro in genere. Sì. E qual è il caso che <ride> le ha dato più soddisfazione, uno che ricorda in particolare? Uh, ma raga, le soddisfazioni più, più importanti le vedi un po' su tutti i pazienti, soprattutto su quelli sui quali all'inizio scommetti molto poco. <ride> e, quando riesce ad ottenere dei buoni risultati, vede il paziente che va a casa con un buon grado d'autonomia, che riesce a preparare un rientro a casa in maniera adeguata, restano le soddisfazioni maggiori da questo punto di vista. Poi c'è anche un discorso affettivo, che in teoria dal punto di vista professionale non dovrebbe esserci, ma siccome i pazienti rimangono da noi più giorni per fare la parte riabilitativa, inevi inevitabilmente si, si instaurano. Per molte ore anche al vero. giorno. fate? Allora, l'attività di palestra uh, è di tre ore al giorno. Per il paziente rimane gente 24 ore su 24 e si creano appunto dei rapporti anche non strettamente professionali con i pazienti. Si chiacchiera, si cerca anche di far passare il tempo con i pazienti. Per cui, insomma, anche eh. da un punto di vista emotivo, lascia il segno. Lascia sì, il sì, segno. Sì, sì, sì. Perché abbiamo delle buone soddisfazioni. Sì. Esatto. Ecco, le eh, chiedo, dottore, per quanto riguarda invece eh, gli esterni, cioè chi eh, viene, chi viene nella, nella vostra, nelle vostre palestre, nella vostra struttura, eh, magari per eh, aiutare il, il corpo a reagire meglio, ad essere autonomo. Allora, eh, abbiamo anche appunto un, tutta un'attività ambulatoriale che viene gestita da noi medici e dai fisioterapisti che riguarda soprattutto gli esiti di interventi minori, quindi penso a una ricostruzione di un crociato, interventi di spalla, altri tipi di interventi ortopedici minori e tutta quella categoria di pazienti con patologie articolari di tipo cronico, quindi l'artrosico che comincia a avere il dolore, la difficoltà nel cammino, la difficoltà nei movimenti, afferisce la nostra attività ambulatoriale. Una domanda che magari eh, le sembra le, le, le sembrerà strana, ma essendomi ah, avvicinata alle, alle, alla riabilitazione, come un po' tutti, no, in, uh, tutti noi, eh, non ho mai capito la differenza che c'è tra un osteopata e un fisioterapista. Mi dicono: no, vai dal fisioterapista, non vai dall'osteopata, questo è bravissimo. Ecco, che differenza c'è tutte queste eh, specialità? Allora, campo minato intanto, da ecco. questo punto di vista. Si tratta proprio di un percorso di studi completamente diverso. Eh, preciso anche quello che è il fisiatra perché molto spesso la gente non lo sa. Ecco. Il fisiatra è un medico che ha fatto il suo percorso di laurea in medicina e in più ha fatto una specializzazione di quattro anni appunto, in medicina fisica e riabilitazione. Il fisioterapista è un laureato. Uh, adesso ci sono anche i corsi di laurea in altri altre branche più o meno simili eh, alla fisioterapia uh, oltretutto adesso sembra anche dal punto di vista legislativo che queste figure diciamo parallele possano essere affiancate anche al nostro al nostro tipo di lavoro uh, adesso sembra appunto che anche i laureati in Vecchio ISEF per capirsi in scienze motorie possono afferire ad alcune attività riabilitative, sempre sotto guida medica, soprattutto attività di gruppo. Queste uh -huh. appunto sono le, le indicazioni che emergono dal, dal Ministero uh -huh. della Sanità e dovrebbero entrare in vigore fra poco. Però diciamo il minimo comune denominatore: qual è, qual è per chiudere? Tutte queste figure? Sì. <ride> eh, Credo che sia comunque l'approccio sul paziente, sia fondamentale la capacità di entrare in empatia col paziente, anche perché per cercare di ottenere il massimo da, dal paziente che hai di fronte, devi cercare di entrare empaticamente in contatto con lui, e cercare di stimolarlo al massimo, soprattutto fargli capire, come si accennava prima, il fatto che il, il rientro a casa nelle migliori condizioni possibili è l'obiettivo finale e il paziente deve metterci del suo. Bene, ringraziamo, ringraziamo i nostri ascoltatori e ringraziamo il dottor Penzo.